abbiamo domandato a un importante economista di farci un TED. Cos'è un TED? Una specie di breve discorso di pochi minuti in cui si cercano di convincere le persone di una qualche tesi. Allora, l'economista si chiama Pavan Sukhdev ed è uno dei guru del cosiddetto valore natura. Qual è il punto su cui si interroga? Lui chiede: avete mai pensato che alle foreste, agli insetti, ai fiumi potremmo attribuire un valore economico? È possibile contabilizzare la natura e tutto ciò che ci può offrire? Allora, è venuto questo importante economista in Italia, noi abbiamo chiesto e ci ha aiutato il WWF a ottenere questo TED. Lo ha girato per noi Pavan Sukhdev al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, con l'aiuto quindi del WWF e l'associazione che da anni lavora per diffondere il tema del capitale naturale. Sukhdev ha appena pubblicato un libro che si chiama Corporation 2020. Ecco, per noi, cosa ci racconta Pavan Sukhdev. Oggi mi trovo a Milano, nel Museo della Scienza e della Tecnologia. Dietro e davanti a me ci sono macchine a vapore di quasi un secolo fa. Quello che vedete qui è una parte di ciò che l'uomo ha inventato per produrre energia elettrica. Ma che aspetto ha la macchina della natura per produrre energia? Bene, qui ho una piccola immagine. È una foglia. Assorbe luce solare e produce tutto il cibo che noi esseri umani consumiamo sulla Terra. E ovviamente anche tutte le altre specie. La natura è tanto potente quanto misteriosa, ma cos'è la biodiversità? Cosa sono gli ecosistemi? E cosa sono i servizi ecosistemici? I servizi ecosistemici sono i benefici che riceviamo, come esseri umani, da quello che la natura fa. Facciamo un esempio, la traspirazione del vapore acqueo. Prendiamo le foreste pluviali del Brasile. Quelle foreste pluviali spingono su nell'atmosfera 20 miliardi di tonnellate di vapore acqueo ogni giorno. Tutto questo vapore acqueo alimenta le precipitazioni che cadono sulle Ande, nei fiumi e vanno a finire nei campi coltivati. In tutta l'America Latina, l'Uruguay, il Paraguay, l'altopiano del Mato Grosso in Brasile, l'Argentina, si produce cibo, ma tutto questo, forse, proprio grazie a questo unico servizio ecosistemico che è la pioggia creata dalla natura stessa. Si tratta di un bene prezioso. Senza la pioggia in America Latina non esisterebbe un'economia da 250 miliardi di dollari. Senza di essa ci sarebbe meno cibo. Ma il fatto è che noi non paghiamo nulla al governo brasiliano. Non diamo nulla a quello di Amazonas in cambio di tutto questo servizio ecosistemico vitale che sono le piogge e che offre a tutti noi, all'umanità intera. La biodiversità è il tessuto vivente di questo pianeta e quando noi parliamo letteralmente di capitale naturale, facciamo riferimento a una metafora che in economia rappresenta il valore prodotto dalla biodiversità. È il valore che noi, come esseri umani, prendiamo dalla natura. Ma questo piccolo valore è vitale, poiché senza di esso non esisteremmo. Dobbiamo far capire ai politici, agli imprenditori e anche a tutta la società civile che senza i fondamenti che la natura ci offre, la nostra vita in quanto esseri umani non ci sarebbe. Quella di dare valore alle cose è una caratteristica dell'uomo. Diamo valore a molte cose, ma non sempre il prezzo che hanno corrisponde a quel valore. Quante volte la gente confonde questi due concetti? Il prezzo è ciò che paghi e il valore quello che ricevi. Quello che ricevi dalla natura spesso lo hai gratis. Il prezzo che paghi è zero, perché si tratta di beni comuni. I vantaggi che la natura offre, quasi sempre gratis, sono i beni comuni che arrivano agli esseri umani dagli ecosistemi, dalla biodiversità. Ma proprio perché non riusciamo a dare alle cose il giusto prezzo rispetto al loro valore, siamo convinti che ciò che è gratis non abbia alcun valore. Questo errore ci sta costando l'esistenza. Prima ce ne renderemo conto, prima ne capiremo l'importanza e prima riusciremo a far capire a politici e imprenditori che non si può andare avanti così. È finita. Dobbiamo capire che il valore che la natura offre alla nostra economia e alla nostra società è in ogni cosa che facciamo. Come adesso, per esempio. Così è nata la Natural Capital Coalition ed è nato il progetto TEEB dal titolo Economie degli ecosistemi e della biodiversità.
Mentre vi parlo, la National Capital Coalition è al lavoro per produrre linee guida per le imprese, in grado di misurare quanto dipendano dalla natura e che impatto abbiano su di essa. Una delle stime che abbiamo fatto all'interno del progetto TEEB, Economie degli ecosistemi e della biodiversità, riguardava proprio la perdita annua di capitale naturale. Abbiamo calcolato che a causa del degrado degli ecosistemi e della perdita di biodiversità, la nostra economia sta perdendo qualcosa come dai 2 ai 4 mila miliardi di dollari. Milioni e milioni di dollari di capitale naturale. Il capitale naturale è il riflesso economico degli ecosistemi e della biodiversità, ma non è una risorsa infinita. Se Madre Natura non ci manda le fatture per quello che ci dà, non significa che possiamo mancare di rispetto a ciò che ci offre. Continuando così, scegliamo di vivere senza la natura, distruggendo la vita. Non penso che questa sia una scelta che ci possiamo permettere. Se riconosciamo il valore che la natura dà alle nostre società, alle nostre economie, se riconosciamo e diamo valore a questi servizi ecosistemici, avremo politiche nazionali e internazionali completamente diverse rispetto a quelle che abbiamo oggi. Avremo strategie di impresa differenti da come appaiono oggi. Riconoscere queste qualità, capire la natura del valore e il valore della natura, è lo strumento per sopravvivere in futuro. Se lo faremo, faremo la cosa giusta. Avremo un futuro e la Terra sarà dalla nostra parte. Se non lo faremo, Madre Natura si riprenderà quello che ci ha lasciato. Questo è il messaggio del TEEB ed è anche il mio messaggio. Grazie.